È stata una sconfitta immeritata, abbiamo avuto in più circostanze occasioni per andare sul 2-0, poi anche sull'1-1 abbiamo avuto delle palle importanti per fare il 2-1,
Beh, la partita è andata storta, siamo un po' rammaricati, però faccio i complimenti alla Forza e Coraggio che comunque ha fatto un'ottima partita. Le disattenzioni, dicevo prima al collega, sono state in ambi le situazioni sia difensive che offensive. Quando sbagli troppo sotto porta purtroppo paghi nel calcio. Secondo tempo abbiamo dominato la gara, dovevamo fare il 2-1 4-5 volte, però si sa che il calcio, se poi sbagli tanto, alla fine lo paghi. Poi ovviamente c'è stato un poco, abbiamo anche da recriminare su una terna arbitrale diciamo un po' sotto livello, ci ha penalizzato in più situazioni. Noi come neopromossa abbiamo affrontato una signora squadra, il Cicciano, che comunque è venuta qui con un fior fior di giocatori, che è una delle pretendenti a vincere il campionato. Noi abbiamo fatto la nostra onesta partita, abbiamo avuto le nostre diverse e direi anche nitide occasioni. Infatti ho fatto i complimenti al loro portiere per le gran belle parate che ha fatto, però quindi penso che tutto sommato la vittoria diciamo meritata, almeno stando a quello che si è visto in campo, perché non ricordo di azioni, gol così nitide come le nostre da parte del Cicciano. Però devo fare i complimenti alla loro squadra, perché comunque ha dimostrato di essere una signora squadra, fisica, tecnica, con gente di categoria e anche di categoria superiore.